A Pianoconte, nella parrocchia di Santa Croce, per questa stupenda novità voluta da padre Lio Raffaele, per tutta la comunità, per i giovani della frazione che hanno bisogno di punti di riferimento, no, padre Lio, e soprattutto in questo attuale momento storico, no? È importante quello che state facendo. Sì, sicuramente sì. Questo campetto di calcetto che inaugureremo giorno 9 alle ore 17 è sicuramente qualcosa di positivo perché intanto toglie i ragazzi dalla strada, ma li tiene anche in un ambiente, in un luogo sicuramente sano per farli crescere con dei valori importanti per la loro vita, che sono la fraternità, lo stare insieme e anche in modo particolare la sana competizione. Pianoconte ancora una volta ha dato dimostrazione di unità, è una frazione riconosciuta per questo rispetto alle altre di Lipari. Qui non è molto difficile, non è difficile, diciamo, intraprendere certe iniziative, come dimostrano tra l'altro anche il restauro del campanile di questa chiesa. Sicuramente sì, sia Pianoconte sia Quattropani rispondono alla grande quando c'è bisogno di qualche cosa. La gente ancora conserva quella genuinità e quella integrità di cui c'è profondamente bisogno, che diventa poi terreno fertile per poter lavorare nella vita sociale. Per Pasqua sicuramente un gran bel regalo, no? Per questa comunità, ma dico anche per l'isola intera, perché l'esempio è quello che conta. Per Pasqua è sicuramente un bel regalo, ma non è che bisogna fermarsi a questo regalo, bisogna andare avanti, bisogna far crescere la comunità, bisogna far crescere i giovani per dare alla nostra comunità eoliana un sapore, un valore diverso anche a livello umano. Ecco appunto, sono questi, come dicevo prima, gli esempi che servono a una comunità per poi crescere in maniera sana, dandosi all'altro, no? Ieri abbiamo visto la messa della lavanda dei piedi del Papa a Re Bibbia, è stato significativo, no? Il gesto stesso del Papa è praticamente la commozione, l'emozione dei detenuti, no? Cioè sono gesti che veramente fanno riflettere, che danno esattamente l'idea di quello che dovrebbe essere la nostra comunità. La nostra comunità, come tutte le comunità, vive un momento a livello storico un pochettino particolare, però io penso che la Chiesa, che poi è portatrice e veicolo di valori, è stata nel tempo e deve essere sempre un punto di riferimento, e questo è importante. Quindi bisogna impegnarsi sempre più e sempre meglio, perché in modo particolare le nuove generazioni, al di là poi del pensiero personale, vedano in Gesù Cristo un punto di riferimento, un uomo che ha dato la vita per la salvezza degli altri. E dico voi, tra l'altro, pastori della vita quotidiana, appunto delle piccole comunità, siete molto aiutati in questo dall'esempio che vi dà Papa Francesco. Sicuramente sì, Papa Francesco è stato un grande nel suo servizio in Argentina, è un grande ora a guidare tutta la Chiesa, e guardando a lui, che diciamo è la guida di ognuno di noi, sicuramente tutti dobbiamo fare di più e fare meglio come Chiesa, che in Messina Lipari Santa Lucia del Mela, come Chiesa mondiale, ma come Chiesa che nelle isole, perché Certo. c'è bisogno profondamente anche nelle nostre isole di una Chiesa che stia un po' di più nella strada e un po' di meno nelle Ecco, lei non a sacrestie. caso, padre Lio, è anche il pastore di Vulcano, una comunità disagiata come tutte le isole minori. Immagino i problemi che deve affrontare. Quest'anno c'è stata anche una piccola polemica per quanto riguarda lo svolgimento della messa, poi è stata superata per delle incomprensioni, però ecco lì ogni scintilla può diventare un incendio se non è ben gestita, no? Come in tutte le comunità c'è chi rema a favore e c'è chi rema contro, però io penso che anche Vulcano, come tutte le piccole comunità, c'è tanta bella gente che vuole lavorare, che collabora con il parroco, e questa è la cosa più importante. Anche lì sono state fatte tante belle cose, se ne saranno fatte ancora di più, e quindi di conseguenza io sono entusiasta di servire queste due comunità. E affinché lo potrò fare, lo farò sempre con quell'entusiasmo del primo giorno. Grazie, padre Rio, buona Pasqua. Buona Pasqua a voi.